guardia è per me. Per voi? Eleganza. Fierezza. Cavalleria. Senso dell'onore. Superiorità. Perfezione. Secondo voi, queste definizioni possono ragionevolmente spiegare il concetto di mafia? Oggi, per noi, per l'opinione pubblica, per i giornali, mafia è feroce, ignominia, barbarie. Ma con la commedia che vedrete questa sera, Leonardo Sciascia ci ricorda come nel 1860, alla vigilia dell'Unità d'Italia, un neodeputato siciliano poteva permettersi di dire pubblicamente che la mafia era senso dell'onore, superiorità, perfezione. Attraverso i mafiosi, Sciascia ci guida con la stessa incisività e semplicità dei suoi romanzi alle radici più profonde e attuali della mafia. Ce ne fa conoscere le origini e i suoi immutabili precetti. E dal momento che il testo teatrale di questa sera ha già 30 anni di vita, è giusto dire che lo scrittore siciliano è riuscito ancora una volta, rivisitando il passato, a profetizzare il futuro del nostro paese. Se ascoltate le parole del mio personaggio, Leonardo. Eccellenza, dov'è Sua Eccellenza? A palazzo mi hanno detto che è venuto qua. Le parole dell'incognito, di Gioacchino, di Minico, scoprirete che la corruzione, il clientelismo, la connivenza politica non sono affatto inediti nemici della nostra società, ma i fantasmi di un passato che non siamo ancora riusciti a redimere. E invece sì che ha fatto bene. Una coltellata quando ci vuole, ci vuole. E chi fa un'offesa deve pagarla, cozza! E se l'animo non mi basta, ci sono gli amici veri come me. Se Gioacchino mi avesse detto, vieni, vieni Pasquale, che andiamo a dare una lezione a Gennarino il macellaio. E come se ci sarei andato? Sono un giovane d'onore, un amico. Sì. E arrivate tardi. Tardi? Perché? Perché Mastro Gioacchino un'ora fa era qui tranquillo e ora sta alla vicaria. In carcere? Che cosa ha fatto? Niente affatto. Solo un piccolo occhiello nella pancia di Gennarino il macellaio, una cosa da niente. Quello che gli ci voleva per insegnargli l'educazione. Ma voi che volete da Gioacchino? Se avete scarpe da fargli appoggiare, qui ci sono io. No, no. E allora perché lo cercate? Niente, avevo da dirvi una cosa. Potete dirla a me. Io e Gioacchino siamo così. Se veramente voi e Gioacchino foste così, sapreste bene che la curiosità è un vizio molto pericoloso. Ma Gioacchino è il mio maestro. Mi avete ancora molto da imparare. Questo è vero, Gioacchino è un grande uomo. Lui le parole le pesa con la bilancia dell'oro. E quando ha da fare una cosa la fa senza dire mezza parola. Quello che è successo ora, per esempio, la moglie torna piangendo che il macellaio l'aveva mancato di rispetto. Gioacchino si fa raccontare la cosa, si alza, va dal macellaio, risultato, Gennarino all'ospedale e Gioacchino alla vicaria. Bel risultato. Che volete, un uomo deve essere uomo. Certo è stato molto precipitoso. Se avesse aspettato domani, poteva dare la lezione al macellaio senza andare a finire la vicaria. Domani? Che cosa c'è domani? Ma che sta scherzando? Domani c'è la rivoluzione! La rivoluzione? E a voi chi ve l'ha detto? A che venite, la Rocca Palumba? Domani, 4 aprile 1860, a Palermo nel Regno di Sicilia c'è la rivoluzione! Una rivoluzione da leccarsi le unghie, una specie di 48. Peccato che questa Gioacchino se la perde. Va bene che la rivoluzione si getta subito ad aprire le porte della vicaria, però essere presenti dall'inizio è tutta un'altra cosa, no? Già. Vi saluto. Ma questo qui mi pare di conoscerlo. Deve essere un gran signore. Forse... Eh sì, proprio lui deve essere! E faceva finta di non sapere che domani c'è la rivoluzione! Carcere, vita mia, casa felice. Lo starci dentro lo sai qua.
quanto mi piace. È stata gliata a chi male ne dice, a chi dice che qui non c'è la pace. Totò, Ricuzzo, avanti che comincia la scuola. E voi attenti che questo non è uno spizio. Ma qual è lo spizio? Questa è la scuola. Tienlo basso, tienlo basso. Guardalo negli occhi. Io. Ragazzi, un po' di esercizio devono farlo, no? Basta, finiamola. Non si può nemmeno giocare? No, non si può. Buone notizie? No, non è tempo. Di buone notizie? Volete dire per la rivoluzione, che è fallita? Non vuole dire proprio niente. Qua dentro ognuno sa i fatti suoi. Voi cercate di pensare ai vostri. E tu di che ti mischi? Io con Don Leonardo sto parlando. Quanto vuoi? 3. Tarì? Sì. Sei pazzo. 1. Tu sei uno senza coscienza. Un tarì per due falde come quelle che ti terranno i piedi come in una fornacella. Facciamo... un tarì e mezzo. E va bene, facciamo un tarì. E mezzo? Un tarì e mezzo. Cavaliere. Me lo fate un favore? Avvicinate Don Leonardo e dategli un po' di chiacchiera come sapete fare voi. E che gli volete combinare? Niente, sarà una cosa per ridere. Va bene. E dunque, buone notizie, eh? Ma voi avete la fissazione? Delle buone notizie? Vi pare una buona notizia che degli avvocati si occupino del mio caso? Beh, è già qualcosa. Ah, certo. Già del mio caso si capiva poco. Ora che ci sono di mezzo degli avvocati, non si capirà niente del tutto. Io una strada la troverei. Quale? Mio fratello. Non faccio per vantarmene. È un'autorità. Console di Spagna. Lei capisce una sua parola. Se vuole posso scrivergli, raccomandargli il suo caso. Ma voi, con un fratello così influente, il mio caso... è diverso. Io sono stato arrestato per politica. Mi accusano di cospirazione contro il governo. Basta, per carità, non voglio nemmeno sapere di che vi accusano. Io di politica non ne ho mai voluto sentire. Se credete che vostro fratello, console, possa fare qualcosa per me, scrivetemi. Che almeno sappia perché mi trovo qua dentro. Eh sì, una mano deve lavare l'altra in questo luogo di disgrazia. Da parte mia, per quello che posso, sono a vostra disposizione. Ecco, un piccolo favore da domandarvi, io ce l'avrei. Domandate e domandate. Voi sapete come succede con le rimesse. Mio fratello, sia detto a suo onore, il denaro me lo rimette regolarmente, ma qui le cose vanno a rilento. Quanto? 2 scudi. Appena arriveranno le rimesse di mio fratello, con il vostro comodo. Grazie. Salutiamo. Buongiorno.
galantuomo. Galantuomo a me, mi vuole sfottere. E mi sfotta. Ma che sfottere? Si diceva poco fa con Don Leonardo, galantuomo non è chi veste il redingote e tuba e gode di una posizione agiata. Galantuomo, secondo lui, è chi pensa e vive rettamente. Come il nostro cavaliere qui. Galantuomo lui, non c'è che dire. A quanto pare Don Leonardo non ti conosce, eh? Ma che volete dire? Non vi capisco. Te lo spiego subito. Cerca di arare diritto, non pestarmi i calli. Sai come si dice? Uomo avvisato è mezzo salvato. Vorrei farmi una partita a zecchinetta. Chi si gioca due da lì? Io. Tu. Io? In due? No. Se il signor Leonardo vuol fare il terzo, per non negarmi, se proprio volete farmi giocare. No, Don Leonardo deve leggersi il suo giornale. Pace. In santa pace. Don Leonardo. Sì? Ve lo siete fatto fare ora. Chi è il santo che ve l'ha fatto? Che cosa? Il giubbetto. Ma questo non è un giubbetto. Le ali. Che ne avete fatto delle ali? Le ali? Ma mi avete preso per un uccello? Falde. Che ne avete fatto delle falde? Ah, le falde. Sono... Oddio. Dove sono? E lo volete sapere da me? Non le avete tolte voi? Io? Ma nemmeno per sogno. Ah, ho capito. Ve le hanno smacchiate. No, 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 non erano macchiate. Erano buonissime. Ma proprio perché erano buonissime ve le hanno smacchiate. Ma non lo capite il linguaggio dei cristiani? Rico! Agli ordini, zio Gioacchino. Yeah. Hai visto? Don Leonardo, eh? Com'è curioso. Pare un garzone di caffè. Gli hanno smacchiato le falde. Già, gliele hanno smacchiate. E tu non ne sai niente. Io no, come vero Dio io. Va a prendere le falde, va! Allora, cavaliere, ti vuoi giocare due tarì o no? In due, no. Adesso chiamo Turi e saremo in tre. Eh? Turi! E c'è! Vieni qua. Facciamo società noi due. Sei sempre lo stesso, non hai rispetto per nessuno. E dire che con Turi non ci stai poi tanto male, eh? Vuoi giocarti due tarì? Due tarì e in quanti siamo? In tre. E perché in tre? Don Leonardo non gioca? Don Leonardo deve scrivere le lettere. Turi, fa le carte. Bisognerà ricucirle. Zio Gioacchino. Testimonio voi che il pane di Ricu... Pane di Ricu è mio. L'ho già comprato da ieri. E chi si nega? Il mio pane di oggi è tuo. È quello di domani che voglio vendere a Totò. Avete sentito, zio Gioacchino? Ho sentito, va bene. E tu, Ricu, vada a non mancare, eh? E non mi conoscete. Io mi sono sempre comportato da giovane d'onore. Ecco, sei contento adesso? Adesso sì. Ora eccoti la pipa. Ed eccoti anche il grano. Alla faccia mia e dei miei vizi. Ora me la gioco e tento la sorte. Punto sul cavallo. E con un grano vuoi sbancare il gioco. E chi lo sa, quando le carte dicono, no? E questa che dice? No. Zio Gioacchino, c'è vostra moglie. Dille che se ne vada, che ho da fare. Andatevene a casa, che non può venire. Cinque. E fatto. Di sei tarì. Quattro. Sei. Quattro. Sei. Quattro. Zio Gioacchino, deve dirvi una cosa di premura. Accidenti a te a lei, dille che ho da fare. Sei. I valtre? Mi tenete per cinque grani. E i piccioni? E non li vale cinque grani la mia camicia nuova. E vada per cinque grani sulla camicia. Tre. Si è bruciata la camicia. Caro Gioacchino, voi mi dovete scusare, ma vi pare una cosa morale? Onesta?
di fare una cosa d'onore. Voi all'onore ci tenete? Approfittare della passione di questo povero giovane, arrivare a togliergli persino la camicia. Fatto. Questo qui gli ha comperato il pane di oggi. Quest'altro, il pane di domani. E voi gli togliete la camicia. Non è umano. Permettete di dirlo. Non è umano. Umano? E che vuol dire umano? Umano. Lasciate che ci arrivi da me. Se umano vuol dire cosa dell'uomo, degli uomini, allora io vi dico che non c'è niente di più umano che uno tolga all'altro il pane e la camicia. E poi dovete tenere presente questo, don Leonardo. Il carcere è una scuola. I ragazzi devono uscire di qui indottrinati a dovere. E voi ci siete stato a scuola? E che forse non è dura la scuola per quelli che non sono portati alla conoscenza? La stessa cosa nel carcere. Questo qua, vedete, vi ha tagliato le falde del vestito perché sa portare rispetto solo a quelli che gli fanno paura. E non ha capito che bisogna rispettare anche le persone istruite, quelle che sanno giocare con le parole. Perché è con le parole che si mandano gli uomini alla forca. E non ha capito che bisogna giocare sulla camicia, sul pane e sulla pelle degli altri. Perciò dobbiamo essere duri con lui e fargli sentire la fame, il freddo e fargli provare il coltello quando ci vuole. Zio Gioacchino! Che c'è? C'è vostra madre. Ah, scusate, non gioco. Mamma! Figlio mio, come stai? Bene sto. E voi? Ci siete stata dal giudice? Sì. E che vi disse? Che domani saranno sentiti i testimoni. Ma io dei testimoni non ho paura. E poi male che vada, più di 13 anni non possono darmi. 13 anni? Su, mamma, non piangete. E che forse mi hanno già condannato. 13 dico se proprio dovesse andarmi male. E che mi avete portato? E brava! Lasciatelo al custode che manderò a pigliarlo. E voi che ci fate qua, donna? Via, 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 lo sapete che non si può stare. Figlio, lasciala stare, sentinella, quella è mia madre. Andate via, ho detto, via! Mannaggiate chi di dal pane! E voi, mamma, andatevene! Me ne vado, me ne vado! Via. Che Dio ti benedica, figlio mio! Carne venduta! E che ti fa una povera vecchia, eh? Amici, amici, che a Palermo andate, salutatemi la bella città, salutatemi parenti ed amici, pure la sventurata di mia madre. Mia madre? Bella. Che volete, don Leonardo? Cantiamo, che meglio. Così ci passano allegramente questi altri 100 anni di vita che ci resta. E voi chi siete? Il nuovo arrivato? Per servirvi. Vi ha già parlato qualcuno? Nessuno. Vi serve ancora questo sigaro? No, se serve a voi. Pigliatelo. Adesso vi mando una persona che vi farà un certo discorso. Non c'è bisogno. Se volete, potete dirmi voi stesso di che si tratta. Va bene, ve lo dirò io. Intanto alzatevi. Non posso. Soffro di dolori romantici. Di che soffrite? Dolori romantici. Siete spiritoso. Alzatevi quando vi parlo io. Devo alzarmi. Ecco. Parlate. Lo conoscete lo stile che c'è qui dentro? Di che cos'è? D'acciaio? Se volete ve lo vado a prendere. Ma che cosa? Lo stile. Non mi fate l'allocco. Voi dovete pagare la lampa e il pizzo. La lampa? Ma scusate, l'ho rotta io la lampa.
Qui dentro c'è un costume. Ogni nuovo arrivato deve pagare una certa somma per la lampa che si accende la notte e per il posto dove deve dormire. Ah, non è il governo che pensa a queste cose? Sì, è il governo. Ma siamo noi, i ragazzi e io, che badiamo a non far spegnere la lampa. Perché se la lampa si spegne, qualcosa vi può succedere la notte, mentre dormite. Insomma, la lampa che pagate è quella dell'amicizia. E il posto dove dormire è quello della tranquillità, della sicurezza. Ho capito. Ma in questo momento non mi trovo in condizione di potervi soddisfare. Perché? Il panciotto che portate mi pare... No! Vi prego, questo lasciatemelo. Tra poco verrà mia moglie. Le dirò che domani mi porti del denaro. E vi pagherò. Va bene. Comandate altro? Nient'altro. Per ora. A domani. Domani sarete servito. Ma davvero non mi ha riconosciuto? O ha fatto finta di non conoscermi? Domani parleremo meglio domani. Sta ben attenta a quanto ti dico, portami il vestito delle feste e un filone di pane fresco, un filone di pane per gli amici. Mi avete vinto 3 scudi, ma non importa. Non ne parliamo più. Eh no, caro Don Leonardo, qui si gioca per ingannare il tempo. Io non voglio né posso approfittare del vostro denaro. La fortuna è stata finora con me. Ma il tempo di cambiare glielo dobbiamo dare. Sedete, sedete qui che voglio darvi la rivincita. Ma che rivincita? Quello che è stato è stato. Allora mi volete offendere. Mi sentirò come un ladro se non mi date la rivincita. Per carità. Ladro, avanti. Con la rivincita. Con la rivincita. Quanto facesti? 4 tarì. Dammeli. Ecco. Chi ti lasciò sulla giocata? Il camorrista di giornata. Gli direi che i conti li hai resi a me. Anzi, chiamalo, che gli devo parlare. E avete vinto un altro scudo. Guarda, guarda. Chi vince e chi perde, di lor signori. Io perdo 4 scudi. Si poteva dubitare. Cavaliere, favorite le carte. Chi ve le ha date? Mi sono scordato di riconsegnarle. Ah, ve le siete scordato. Ma non lo sapete che non si può giocare senza il mio permesso? E senza la sorveglianza del camorrista di giornata? Siamo caduti in contravvenzione. 36. Mancano 4 carte. Sicuramente 2 pariglie. E come poteva vincere questo benedetto uomo, eh? Cavaliere, vorrei farvi una preghiera, col permesso di Don Leonardo. Che volete? Quanto avete vinto a Don Leonardo? 4 scudi. Dammeli. E perché? Io li ho guadagnati realmente. E chi lo mette in dubbio? Tu dammeli. Quanto avete perduto, Don Leonardo? 4 scudi. Eccoli qua. E mi raccomando, non giocate più. Ma non capisco. Io per non far giocare avevo tolto 4 carte dal mazzo. Il cavaliere non se ne è accorto, voi nemmeno. Ma una partita giocata con 36 carte è nulla. È giusto, cavaliere. 36 o 40 che siano, le carte potevano essere favorevoli per me come per lui. Sei tu che vuoi favorire Don Leonardo e fare ammesso per chieria. Per me? Tenetevi i vostri scudi, Don Leonardo. E tu smettila di soffiare. Che il fuoco cresce e c'è pericolo che t'abbrucia. Ma sai che ti prendi una confidenza che non t'ho dato? Io posso prendermene tanta da assestarti un paio di calci. A chi? A te. Ma non voglio sporcarmi le mani. Bravo, perché io questo scrupolo non c'è. No, per carità, si tratta di un equivoco. Il signor cavaliere è un galantuomo. È fratello di un console. Ma che galantuomo, che console? È un ladro, un disonorato. Una spia della polizia. Io? Sì, tu credevi che non lo sapessi, ma ti do un avvertimento. Ricorda, al più piccolo.
fastidio che mi dai, io ti accoppo. Uomo avvisato. Don Leonardo, voi non vorrete prestare fede a ciò che ha detto quel farabutto, ma lo sapete perché ha inventato questa infamità. Quando mi ha chiamato in disparte, mi ha domandato la metà del denaro che io vi avevo vinto. E poiché io mi sono negato... Gioacchino è un camorrista raffinatissimo. Ah, voi non sapete che gente c'è qui dentro. È un povero galantuomo come me, come voi, che per caso ci si viene a trovare in mezzo, deve soffrire le umiliazioni, gli insulti. Che volete farci? Pazienza. Che avete, cavaliere? C'è che qui dentro non si respira. E non basta che uno non è libero di fare un piccolo affare per conto proprio, che deve consegnare tutto, fino all'ultimo grano, ma che deve essere anche sospettato, minacciato. Chi vi minaccia? E c'è bisogno di dirlo? E chi è che spadroneggia qui dentro? Eh? E sapete che cosa sospetta? Che cosa va dicendo in giro? L'ho appena detto. Che io e voi stiamo ordendo una cabala contro di lui. Lo ha detto ora, davanti a Don Leonardo, e ha minacciato fuoco e tempesta contro di voi, contro di me. Dice che lo avete tradito. Non dice una parola che non sia per un insulto. Ci tratta coi piedi, pretende che gli si consegni tutto e poi ha la faccia tosta di dire che gli facciamo tradimento. Sta diventando davvero curioso, zio Giochi. Per causa sua io sto morendo di fame. E allora io che devo privarmi del tabacco, se voglio un tozzo di pane in più. E io, che sono il suo braccio destro, che ne godo io di quello che gli faccio incassare? E che me l'ha lasciato, vostro padre? Ci ha lasciato che? Dico, forse che per testamento vostro padre vi ha lasciato che dovete onorarlo. Onorarlo? Come onorarlo? Servirlo. Eh sì, pensandoci bene, chi ce lo fa fare? Non è che ci ha pagato per schiavi. Già. Noi l'abbiamo portato su. Ma non ci vuole molto a farlo scendere giù. Ma forse vi manca il coraggio. Il coraggio? O forse vi manca l'intelligenza. Senza di lui sareste come gattarelli ciechi. Tanto perché lo sappiate, cavaliere. Io le regole della società le conosco molto meglio di lui. E coraggio e valentia ne ho da vendere. Vediamo. Allora, che ne dici, lo facciamo il colpo? Per me ci sto. E come se ci sto? Allora, facciamo così. Io appicco il fuoco. Voi gli date addosso. Gli voglio dare una coltellata nel filetto. E io gli voglio bere il suo sangue. Zitti. Prima bisogna ragionare. O ci dimostra che siamo dei traditori, o gli facciamo la pelle. Eh già. Eh sì, ragionatela, ragionatela. Così vi mette di nuovo nel sacco. Ma che ragionare? Oggi questa storia deve finire, come è vero Dio. Eccolo. Di sultana. Adesso che mi hanno portato i maccheroni di mia madre, voglio che mi facciate l'onore di mangiare con me. Sentirete che delizie. Che c'è? Avete preso la medicina? State facendo la cura del ferro? No. La cura del ferro dobbiamo farla a qualchedun altro. Oh. Don Leonardo, stanno parlando con voi. Con me? No, non credo. Sentiamo. E allora? A chi la fareste fare la cura del ferro? Giù le mani. Ho capito. Si è formato il complotto. Avete fatto massa. E bravi. Bravi. Ma per il vostro bene, prima che facciate il malo passo, voglio darvi un avvertimento. Se date retta a costui, vi troverete a fare di quelle cose di cui poi non si ha tempo di pentirsi. La zuppa! È l'ora della zuppa. Andiamo a mangiare la zuppa, che è meglio. Noi andiamo a mangiare. Va bene. Andiamo a mangiare la zuppa. Però dopo ne parliamo. Dopo?
Sei bravo a chiacchiere tu, eh? Ma non vedi che io lo insulto e lui non si tiene offeso? Di chi dovrei offendermi? Di te? Di voi? Ma se siete un pugno di carogne. Vi fate piegare. E lo sapete che vi ho tenuto e vi terrò sempre a dovere. Anche a me. Tu non conti. Zio Gioacchino. Che c'è? Fatemi il favore di escluderne qualcuno. E chi dovrei escludere? Te per caso? Vammi a prendere la zuppa, va. Il custode maggiore vi manda a dire che sta per arrivare una persona. Voi mi capite? Ti riguardo. Tenete le orecchie aperte. Ho capito, ho capito. Dove lo mettete? Laggiù. Anche questa è mia. E chi si nega? La parola è parola. Così oggi fai digiuno. Faccio digiuno. E domani? Bis. E dopodomani? Ribis. Bravo. Così ti ridurrai a campare d'aria come il camaleonte. Non hai nient'altro da vendere. E le scarpe? Volete comprarle? Queste non sono tue. Chi le ruba? Me le ha regalate Don Leonardo. Ne aveva bisogno. E mangia. Mangia anche la mia. La sua l'accetto, Don Leonardo. Ma di quella di zio Gioacchino ne faccio passo. Che fai tu? Un momento. A litigare c'è sempre tempo. Ho un affare che interessa tutti. Ti devono impiccare. Sempre spiritoso. Dovete sapere che c'è un nuovo pigionante, uno che conosco. Molto ricco. Oggi possiamo fare un banchetto a sue spese. Così ci pacifichiamo tutti. A cosa mi interessa? A parte la pacificazione, che è un altro problema. E quanto li facciamo pagare? Se quello che dice il cavaliere è vero, non meno di 60 scudi. Giusto. 60 scudi. 30 per noi e 30 per il banchetto. Tu non conti. Sì, però per l'avviso che ci ha dato. Per l'avviso, è vero. Qualcosa gli daremo per l'avviso. Eccolo. Tu che sei di giornata, prima tasti il terreno e poi lo fai sudare. Le buone maniere, mi raccomando, ma che siano 60 scudi. Ho capito. Bacio le mani. Vossignoria è il nuovo arrivato. Sì. Gran brutta cella questa. È piccola, non c'è aria. Ne sono accorto. Potrei farne avere una migliore, con più aria, più luce, più comodità, se Vossignoria vuole. Ve ne sarò grato. Signoria, è la prima volta che capita qui dentro. La prima volta. Quindi i costumi del carcere non li conosce? Per i costumi? La signoria deve pagare. Pagare? 60 scudi. Per il pizzo. Per il pizzo? Per la lampa. Per la lampa? Non ti capisco. Di che cosa state parlando? Anzi, non vi voglio capire, è chiaro? Il discorso si fa lungo. Levati di mezzo. Ma se sto parlando io? A giocare, va. E lei, signora, mi faccia il piacere di lasciar perdere quel foglio e di fare attenzione a quello che dico io. Sto ascoltando. Io gli affari miei li tratto sempre con le buone. Senza scaldarmi, che scaldarsi fa male alla salute. Qui dentro c'è un uso. Ogni nuovo arrivato deve versare una certa somma, secondo le sue possibilità. Questo per fare una piccola festa tra noi e per aiutare i ragazzi più bisognosi. Davvero? Proprio così.
Dunque fuori 60 scudi. Così staremo quieti noi, starà quieta Vossignoria e starà quieta tutta la vicaria. Io non sapevo. Voscenza deve perdonarmi. Da questo momento mi comandi. Gioacchino Fulciazza, servo di Vostra Eccellenza. Fulciazza, calzolaio. Per servirla. Avevo sentito parlare di voi. Ed ero venuto a cercarvi proprio il giorno che vi hanno arrestato. Per... Ho capito. Avremo tempo di parlarne, no? Se intanto posso essere utile a Vostra Eccellenza. Sì, non so se vi sarebbe possibile procurarmi un materasso, fin tanto che da casa non provvedano a mandarmi un po' di roba. Questa sera avrà il suo materasso, Eccellenza. Ve ne sarò grato. Col suo permesso. Allora? Dunque? Sbrumò, rifilò. C'è nessun altro, avete finito. Quel signore è degno di tutto rispetto. È un amico. Avete sentito? Ma se c'è qualcuno che vuole essere pagato da lui, ci sono qua io pronto a soddisfarli moneta sonante. Hai visto? E smettila! Eh già. Ma sì, statevene zitto, cavaliere, che solo lui deve parlare. Sì, solo io devo parlare, perché... Quino! Comandi, Eccellenza. Scommetto che quello si è fatto la sua barba. Eh già, la parte del leone. E noi che facciamo? Hanno brutte intenzioni, a quanto pare, eh? Non abbia paura. Ma non è per me che ho paura. Mi dispiace solo che tu debba comprometterti per causa mia. Voi però dovete tenere fermo Gioacchino. Mio padrone? Ehi, mio padrone? Parlate con me? Con voi, venite qua. No, Eccellenza. Mi ha chiamato? No, quello ha chiamato suo padrone. E suo padrone sono io. Quindi voi non muovetevi. Sentiamo. Che cosa volete dal vostro padrone? Per caso avreste degli ordini da dargli? Sarebbe appunto come dice il proverbio, l'asino che cavalca il suo padrone. E si è mai vista una cosa del genere? Quando è che la finisci? Anche subito, se vuoi. Non la può finire, ci sta comodo lui a far camorra lasciando gli altri fuori. Questo se gli altri avessero le mani fasciate. O fossero storpi. No. Qua bisogna vivere in buona armonia. Vero, Eccellenza? Ma purtroppo non ce ne sarà mai. Finché non s'accoppa con stu... Non s'accoppa a me, vuoi vedere che t'accoppo subito? Ma lascia perdere. Vuoi difenderlo tu per caso? Perché no? E difenderlo. Che è successo? Fermo! Avete riferito? Che ha detto? Niente da fare, dovete restare qua. Ma gliel'avete detto che qui ormai sono in pericolo? Gliel'ho detto. E sapete che cosa mi ha risposto il commissario? E che credeva di andarsene in villeggiatura? Mi ha risposto. E poi ha detto che il mestiere è mestiere. E se voi avete scelto questo, lui non può farci niente. Cristo, questi sbirri non hanno nessuna considerazione. E perché dovrebbero averne per uno come voi? Non vi basta che vi hanno scansato la forca? Che c'è? C'è che i ragazzi si sono ormai convinti che voi siete una spia della polizia. E hanno deciso di farvi il servizio. Ma che dici? Come ti permetti? Ma come si permettono? Cavaliere, risparmiatevi questa scena per quelli che non vi conoscono. Io vi conosco per quello che siete sin dal primo giorno in cui sono entrato alla vicaria. Ma se fino a ieri tu eri d'accordo con me? D'accordo? Quale accordo? Ieri c'è stato soltanto un piccolo screzio fra me e zio Gioacchino. E voi vi siete messi in mezzo per approfittarne. Io? Volete un consiglio? Sentiamo. I ragazzi si stanno preparando ad avventarsi su di voi come dei cani. Voi lo sapete come sono i cani. Dategli un osso e loro si azzuffano per spolparlo. E quest'osso sarebbe...
Sarebbe 20 scudi. 20 scudi? Sì, 20 scudi. Voi li date a me e io li do ai ragazzi. Ma dove li trovo 20 scudi? Questi non sono fatti miei. L'uovo di tonno, se muore un papa un altro papa fanno, e di romani più contenti stanno. Bravo, vedo che vi è venuta voglia di cantare. E perché no? Oggi mi sento a posto. Oggi avete i soldi per pagare lampa e pizzo. I soldi? Sì. Ma se per caso non fossi disposto a pagare? Queste sono cose che si dicono. Io lo dico e lo faccio. Vedete? Ieri era digiuno. Ma oggi mia moglie mi ha portato un bel filone di pane fresco. Ho capito. Volete intorbidare l'acqua. E intorbidiamola. Come e quando fa comodo a voi. E io vi giuro che fino a quando avrà punta il mio coltello, pizza e lampa non ne pago, né a voi né al Padre Eterno. Dunque, ditemi, se siete voi o un altro che devo pagare, riunite la società, chiamatemi a dare le mie ragioni, perché così vi farò sapere che io nella società ho dei diritti e mi spetta porzione di ogni entrata, perché questi diritti me li sono guadagnati in faccia al coltello, col sangue mio. E come li ho avuti nelle altre carceri, così li voglio qui dentro. E bravo! Mi avete fatto il discorso dell'asino. Perché il vostro primo dovere, appena entrato qui dentro, era di presentarvi alla società e di dichiararvi. E invece avete fatto finta di ignorare le regole e parlare. E pretendete di essere riconosciuto da me. Ma davvero non mi riconoscete? No! E allora ditemi, 6 anni fa non eravate carcerato a Nisida? C'ero! E in quell'epoca, capo della società, era lo zio Cicciutore di Faro. Fu appunto lui che mi fece avanzare di grado. Vi ricordate di un ragazzo di nome Mini? Sì, certo, me ne ricordo. Fui io ad ammetterlo come recluta nella società. Minico. Io ieri, mentre stavo dalla finestra, ero corso per abbracciarvi. Ma voi vi siete voltato dall'altra parte. Mi è sembrato uno sfregio. Io che non ti avevo riconosciuto per niente. Gioacchino. Venite. Volevo dirvi una parola. Venite, ma... Don Leonardo. Avrei da chiedervi una cosa a quattro occhi. Ah, parlate liberamente, anche Minico dei nostri, eh? È dei nostri. Si tratta di questo. Io avevo sotto il materasso 7 scudi e 2 tarì d'argento. E non li trovate più? Per l'appunto. E come si deve fare con questo benedetto uomo? Vi manca soltanto che vi rubino le scarpe dai piedi mentre camminate. Il fatto è che questi ragazzi hanno mano leggera. Mano lesta. Uno volta gli occhi un momento, il colpo è fatto. Scusate, Don Leonardo, ma voi quanti anni avete? Tanti. Perché? Non è meraviglioso che un uomo simile sia arrivato a campare tanto? Come dice il proverbio, asini e bambini, Dio li aiuta. E io che sarei? Un asino? Un bambino? E poi che c'è da meravigliarsi che sia arrivato a campare sino alla mia età? Per la semplicità di mente che avete, l'età di Matusalemme. Un uomo come voi non può campare se la fortuna non lo aiuta. E poi il proverbio che ha detto Minico non lo dovete prendere ad offesa. Siete un uomo di dottrina. Avete magari letto tanti libri quanti ce ne sono nel monastero di San Martino, ma in mezzo alla gente siete né più né meno che un asino. O un bambino. Per dirla più educatamente. Il fatto è che fuori di qui io ho vissuto in mezzo a persone che non usano metterti le mani in tasca o sotto il materasso. Ecco che siete veramente un bambino. Perché se in tasca sotto il materasso tenete 7 scudi e 2 tarì, forse, badate bene, dico forse, le persone in mezzo alle quali siete vissuto non ci mettono mano. Ma se ne tenete 1000, le cose cambiano, dovete credermi. E se poi ne tenete 100.000, vi dovete guardare da vostro figlio, da vostro fratello, da vostro padre buonanima e dallo stesso figlio di Dio. Non avete buona opinione nemmeno del figlio di Dio? No, dico per dire, il figlio di Dio non si intriga delle cose nostre. E neanche noi delle sue. Rispetto processioni, messe cantate, questo sì. Perché io non so come voi la pensate.
pensate. Ma quelli che dicono che Dio non c'è mi fanno ridere. Semmai io dico bisogna metterla come una scommessa. Io scommetto che c'è. Voi scommettete che non c'è? Ma uno sta più tranquillo se scommette che c'è. Bravo, la pensate come Pascal. Pascal? Io non gli ho mai parlato. Scommettete che Dio c'è? Dovete puntare qualcosa di più. Processioni, messe cantate, non bastano. Bastano, bastano, ve lo dico io, bastano. Se Dio ha fatto l'uomo a sua somiglianza, e se ad un uomo basta che gli passiate l'incenso davanti e dietro, gli potete tirare il portafoglio senza che neanche se ne accorga, la stessa cosa sarà con Dio. Ma voi mi fate fare certi discorsi. Dunque, vi hanno rubato 7 scudi. E 2 tarì. Ho capito. Me ne occuperò io. Vi ringrazio. Ma mi raccomando, pipa. Pipa? Tabacco, se preferite. Ma che cosa significa? Minico, spiegaglielo. Don Leonardo, mentre uno tira dalla pipa, mentre ha la bocca piena di fumo, che fa? Che fa? Parla? No, non parla. Dunque, pipa vuol dire silenzio. E così tabacco. Ma senti, e chi poteva immaginarlo? Voi dovete imparare il nostro linguaggio. Sennò quando uscite dalla vicaria, la gente si meraviglierà. Asino andò, asino tornò. E così avete deciso. Sono un asino. Avete ragione. Andrò ad imparare il vostro linguaggio. Già che avete avuto la fortuna di capitare in mezzo a noi. Eh sì, non capita a tutti una fortuna simile. I 20 scudi. Se ti vuoi contentare posso dartene 7. 7? 7. I 2 tarì d'argento. E che tarì d'argento? Quelli che avete sbrumato a Don Leonardo. Ma passano per i 20. Questo non lo decido io. Che avete? Mi parete stralunato. Oh, che sto male. Mi gira la testa. Io che mi hanno rubato i soldi che tenevo sotto il materasso, ma ne ho parlato a Gioacchino, se ne sta occupando. Davvero? Non ci credevo. Gioacchino in queste cose è preciso, preciso. Di ingenui come voi ne nasce uno ogni 1000 Pasque. Siete molto gentili. Ma voi credete veramente che Gioacchino vi recupererà i soldi? Ma se io so che è stato lui a rubarveli! Gioacchino non è possibile. Visto? Con questi occhi. Con questi occhi. Con questi occhi, con questi occhi, con questi occhi. Gioacchino, eccellenza. Com'è finita poi con i vostri amici? E come poteva finire? Ogni tanto tentano il colpo di testa, il colpo di forza, ma non hanno né testa né forza. Il comando è comando. Mi ricordo del 48, il Parlamento, la rivoluzione. Tante belle teste, tante belle pensate, ognuno che voleva il suo diritto. Poi è arrivato Satriano, che era una testa, e mezzo Parlamento con la coda tra le gambe è andato a leccargli le mani. Il comando è comando, Vostra Eccellenza. Ma allora voi non siete per la rivoluzione? Oh, io sono sempre per la rivoluzione. Chiunque la faccia, per qualsiasi ragione, da qualsiasi parte. Sono belle le rivoluzioni. E come fate a mettere d'accordo l'amore per la rivoluzione con la vostra ammirazione per Satriano, che è venuto a reprimerla? Io non metto d'accordo niente. Non ammiro nessuno. Non mi interessa né chi vince né chi perde. Quello che mi piace della rivoluzione
sono le porte aperte, gli sbirri che vanno a inconigliarsi, il movimento levati tu che mi ci metto io. Se poi la rivoluzione non capisce che il comando è comando... Perdonate l'intromissione, ma se ho ben capito, Gioacchino ha una specie di idea sulla legittimità della forza. Propriamente chiama a comando Don Leonardo. Il professor Vacirca, suppongo. Per servire Vostra Eccellenza. Ho saputo del vostro arresto e quando poi hanno arrestato anche me ho pensato che nella disgrazia avrei avuto almeno la fortuna di incontrarmi finalmente con voi. Fortuna mia, Vostra Eccellenza. Il professore è una gloria delle lettere. Lo so, scrive le lettere per tutti i carcerati della vicaria. Non soltanto per questo, il professore ha scritto anche dei libri. Ma in fondo Gioacchino ha ragione. La maggior gloria del mio saper scrivere sta nel fatto che per una volta qua dentro quello che scrivo è effettivamente utile a qualcuno. Dunque avete scritto dei libri, e che libri? Oh, così. Sapete, d'ora in poi vi guarderò con un altro occhio. Come disse quello che dell'altro occhio era orbo. Minico, è un tipo a cui piace champagnare, sempre così da quando era ragazzo. Ma nelle cose serie vi basti sapere che già un paio se l'è fatte. Un paio? E di che? Di pellicce. Pellicce. Bravo. E dove, dove? Nel bosco della ficuzza. Nel bosco della ficuzza? Ma che io sappia non c'è selvaggina per pellicce. Conigli? Lepri? Qualche cinghiale? Ma... Avrete magari scritto i Vangeli di Nostro Signore, ma delle cose della vita non capite... Scusate, eccellenza. Le pellicce, le cose della vita... Ma veramente non capisco niente. No, professore, no. Il loro è un parlare figurato. Pelliccia sta per pelle. Pelle per vita. Umana? Oh. Ve lo siete scordato che siamo alla vicaria. Avete ragione. Ho avuto un'amnesia. E prendetela allegramente, la vita. Ecco, questi sono i 7 scudi che vi ha recuperato Turi. Mm. E chi li ha rubati? Peccato c'è stato, ma il nome del peccatore va taciuto. Questa è la regola. Anche Turi è un ragazzo onesto, rispettoso. Del resto sono tutti ragazzi a posto. Certo, sono ignoranti, ma che si può fare? Perciò quando qualcuno semina zizzagna si incanagliscono, come ieri. Qui c'è uno che si fa chiamare cavaliere. Dice di essere fratello del console di Spagna. Cerca di sopilare i ragazzi contro di me. Gli sbirri lo tengono apposta per spiare persone per bene, come Don Leonardo e Vostra Eccellenza. Questo non è bene. Non si preoccupi, ce ne occupiamo noi. Poco fa ho visto in giro il cavaliere. Aveva una faccia che non vi dico, una faccia da morto. È vero? Mi ha detto che si sentiva male. Gli girava la testa. Ah, gli girava la testa. Chiamami Turi. Voglio domandargli come sta il cavaliere, se ha bisogno di qualcosa. È dopo tutto una creatura anche lui. Se ha bisogno di aiuto, bisogna darglielo. È giusto. A me Gioacchino, per questo... profondo senso umano di giustizia. Agli ordini, zio Gioacchino. Il cavaliere, dov'è il cavaliere? È andato con gli altri sul bastione a prendere aria. A Don Leonardo ha detto che gli girava la testa. Non vorrei che gli venisse il capogiro proprio mentre sta sul bastione. È pericoloso con quel parapetto basso. Bisognerebbe stargli vicino. Non vorrei gli capitasse una disgrazia, Dio liberi. Una caduta dal bastione e abbiamo perso la compagnia del cavaliere. Hai capito? Ho capito. E vai. Turi, scusate, dopo vieni con tutti i ragazzi e ci facciamo una partita. Sì, avete... professore, avete ragione voi. Sì, c'è in Gioacchino un fondo di bontà, di generosità e... coraggio anche, intelligenza, buonsenso. Insomma, le qualità... è un vero capo. Il guaio è che non conosce altro diritto che la forza. Parla di morti ammazzati come se l'ammazzare fosse di porto, un gioco. Nonostante questo c'è in Gioacchino e nei suoi amici, come dire, un barlume di coscienza giuridica, di aspirazione alla giustizia. In effetti, nel vuoto dello Stato... nel vuoto del diritto. Loro hanno fondato un diritto primitivo.
sanguinoso. Il cavaliere? Eh sì. Con l'arrivo di Sua Eccellenza la cosa diventava grave. In questi ultimi tempi afforcano i galantuomini come niente. Ma io mi domando e dico, ma com'è che uno come Sua Eccellenza viene a finire qui, con la parentela potente, con le ricchezze che tiene? Le idee, caro mio. Le idee. Le idee. Cosa sono queste idee? Sarebbe come dire un pensiero. Un pensiero su cui uno si fissa e tira avanti con quella fissazione senza guardare i guai che gli possono venire. Insomma, una specie di pazzia. No, non una specie di pazzia. Se no dobbiamo dire che tutto è pazzia. Anche il campare stesso. Ti faccio un paragone. L'onore. Che cos'è l'onore? È un'idea anche l'onore. Pensarci a freddo è una pazzia. Ma uno che perde l'onore può camminare senza vergogna in faccia alla gente. Meglio il carcere. Meglio la morte. Ma per un'eccellenza la vergogna non c'entra. Che abbia l'idea che lo porta alla vicaria o quella di godersi in santa pace la sua ricchezza. La gente lo rispetterà. Sempre. Ma bisogna dire che l'idea della politica è diversa dall'idea dell'onore. Sotto c'è uno che vuole comandare. Comandare. Eh già, è più bello che fottere. Che è successo? Io sono qui. Come voi. Come voi. Zio Gioacchino! Zio Gioacchino! Il cavaliere! Una disgrazia terribile. L'ho lasciato un attimo sul bastione e è caduto giù come una pietra. Te l'avevo detto di stargli vicino, no? Ma io gli stavo vicino, è che ho dovuto allontanarmi un attimo. L'ho lasciato con Totò. E io che ne sapevo che oggi stava male, che gli girava la testa. Ma guarda che caso! Gioacchino ha avuto come un senso di divinazione. Non è la prima volta che mi capita. Io quando uno è segnato a morte lo sento così, a naso. È un fenomeno. Siete un vero fenomeno. Anche voi. Perché il prete è ancora vivo? E che ne so. Signor Gioacchino, perché non si inginocchiano? Idee. Signor Gioacchino, sei ancora vivo? Se è ancora vivo sarà malovivo. E speriamo che faccia una completa confessione. Che di peccati deve averne una lista lunga da qui ai quattro canti. Che sia? Che cos'è la vita? Niente, signor. Quel povero cavaliere, ieri pieno di vita. Che mangiava, beveva. E ora in agonia. Ma quale agonia? Morto devi dire. Con quel volo doveva arrivare a terra secco come uno stoccafisso. Diciamo morto. Pace all'anima sua. Passare il Santissimo mi sento il cuore nero. Come la pece. Andate nelle vostre celle, su, avanti. Era secco. Secco come uno stoccafisso.
Sapete cosa stavo pensando? Che cosa? Che si potrebbe fare una piccola festa tra noi. Beh, una festa non mi pare proprio il caso. Per togliersi la pena del povero cavaliere. Che ne dite, zio Gioacchino? Una piccola ricreazione, magari una buona mangiata. Sì, perché no? E magari una buona bevuta. E se permettete, offro io. Va bene. Don Leonardo, Vostra Eccellenza, io e i ragazzi desideriamo avere l'onore di avervi a tavola con noi. Un banchetto col cavaliere morto. Accettiamo l'invito e vi ringraziamo. Vedete come in loro rivive l'anima degli antichi greci? Un banchetto funebre. Caro professore. L'insurrezione che scoppiò a Palermo il 4 aprile fu l'ultimo tentativo, dopo il fallimento di Pisacane, di rovesciare dall'interno il regime borbonico. I fermenti rivoluzionari, la diffusa agitazione all'interno dell'isola, indussero quindi Garibaldi e il Partito d'Azione a preparare la spedizione in Sicilia. Due piroscafi della Compagnia Rubattino, con a bordo poco più di 1000 volontari d'ogni parte d'Italia ed ogni ceto sociale, partirono da Quarto, presso Genova, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860. Lo sbarco avvenne a Marsala 5 giorni più tardi. Il primo scontro con i borbonici a Calatafimi, la conquista di Palermo e il 20 giugno la vittoria di Milazzo crearono un diffuso clima rivoluzionario in tutta l'isola. La strada verso i plebisciti, che il 21 e il 22 ottobre avrebbero deciso l'annessione allo Stato Sabaudo, era ormai spalancata. Anche la Sicilia era pronta ad eleggere il primo Parlamento italiano. Che stanchezza. Dio, che nottata, zio Gioacchino. E alzati, questa è la sede del principe. Allora, pronti? Non lo vedi. Com'è andata? Benissimo. Hanno scialato per tutta la notte. E non vi dico quello che hanno mangiato e bevuto. Da non credersi. E io niente. Davvero? Oddio, per la verità, di mangiare qualche cosa l'ho mangiata. Ma di vino nemmeno un sorso, sull'anima di mia madre. Ma lascia perdere tua madre. Vieni qua, Riku. Dimmi com'è andata piuttosto. Dunque, per tutta la notte li ho fatti mangiare e bere a volontà. Poi li ho messi in fila, a tre, uno, due e tre, i più ubriachi in mezzo, tenuti a braccetto da quelli che lo erano di meno. Ho aperto la porta, che tenevo chiusa a catenaccio, e via. Quando siamo arrivati il seggio era ancora chiuso. Il presidente, che è del partito di Sua Eccellenza, vedendomi con tutta quella truppa, si è rallegrato e mi ha detto: dal mattino si vede il buongiorno. Nessun incidente? Cose da niente. C'era uno che aveva in tasca due schede, quella dell'avvocato Duina e quella di Sua Eccellenza. E tu che hai fatto? Io ho levato quella dell'avvocato Duina e gli ho dato una pestata. Che hai fatto? Una piccola cosa, tanto per dare un esempio e tanto per insegnargli a campare. Quello lì si è messo a piangere, mezzo ubriaco com'era, e mi diceva: hai ragione, Ricuzzo, ma io il tradimento a Sua Eccellenza non l'avrei mai fatto, anche se c'è di mezzo il mio interesse. E che interesse? La terra. Dicono che se l'avvocato Duina va su, farà dividere le terre. Come? Sarà vero?
Non capisco. Le corna si farà dividere. Che c'hai da ridere? È che voi stamattina non li avete visti. Ubriachi fradici, in fila davanti al seggio, con le schede in mano ben in vista. Parevano i crasti di Pasqua. Zio Gioacchino. Ci sarà questa farsa ogni 4 anni. Non è una farsa, tu devi ancora imparare a parlare. Il popolo adesso è sovrano. Cos'è il popolo? Sovrano. Io cosa sono? Tu che cosa sei? Non siamo popolo anche noi? Sì. E Sua Eccellenza, per andare a Roma a governare, ha bisogno di noi. Siamo noi che ce lo mandiamo. Ma se noi poi non abbiamo nemmeno il voto? E che significa? Facciamo votare gli altri. Il tuo e il mio sono 2 voti. Stamattina Sua Eccellenza ne abbiamo portati almeno 800. Soddisfazioni come queste prima di Garibaldi non te le potevi neanche immaginare. Ma che si mangiano le soddisfazioni? Perché ti manca il pane, forse. Non dico per me, dico per la gente. Insomma, hanno fatto la rivoluzione. E adesso, forse non mi so spiegare, però mi sembra. No, che... non ti sai spiegare. Mi pare, ecco, che sia andata a finire come dice il proverbio. Una salma di frumento seminò e una salma raccolse. Ma chi? La gente. E batte con la gente. Non c'è la gente. Sono le persone. Quelle che sanno fare e quelle che non sanno fare. Quelle che hanno coraggio e quelle che coraggio non ce l'hanno. Quelle d'onore e quelle che l'onore non sanno dove stia di casa. I furbi, gli imbecilli, i cornuti, i traditori, i ladri di passo, i ladri di tavolino. E poi alla fine succede che i furbi si mettono con i furbi, i cornuti con i cornuti, i ladri di passo con quelli di tavolino. E fanno la rivoluzione. E le bestie restano bestie, proprio come te. Avete ragione. Il fatto è che a volte mi fa pena. Chi? La gente. La gente. La gente. Fu. Ce l'ho fatta, zio Gioacchino, ce l'ho fatta, però ci è venuta tutta la mia abilità, sapete? Ed anche modestia a parte il mio coraggio. Il lavorante non voleva farmi, dice te li do stasera. Allora sapete che ho fatto? Sono andato a parlare col padrone della tipografia e gli ho detto Don Gioacchino, perché quando parlo con gli altri mi chiamo Don. Don Gioacchino vi comanda di stampare subito questo manifesto. E il padrone si sa dare ordine al lavorante. Questo qui, uno di quelli del partito contrario, con la bile che riusciva dagli occhi, si è messo subito a lavorare. Sapete che mi ha detto? No, no, sapete che mi ha detto? Sapete che mi ha detto? E che t'ha detto? Veramente non dovrei dirlo, perché so quanto è caldo lo zio Gioacchino, che è capace di partire a palla di cannone per dare una lezione a quel lavorante mal creato. Mi ha detto, tieni cornuto tu, Mastro Gioacchino, fuggetto il vostro padrone. Voleva dire Sua Eccellenza, io non ci ho visto più. L'ho preso per il colletto a cacciapugni, l'ho preso, e poi l'ho lasciato a terra come una pezza vecchia. Avete sentito che mi ha detto? No, no, avete sentito che mi ha detto? Ho sentito. Fammi vedere i manifesti. E il lavorante non ha reagito. Con me? Ma volete scherzare? Se avessi reagito di tanto, gli avrei mangiato il fegato, gli avrei mangiato. E allora chi è stato ad assestarti quella pedata nel di dietro? Allora quel figlio di cane ha reagito! Ma quanto è vero che ci dico che non me la paga, eh? A me è una pedata! Ma dove vai? A prendersi un'altra pedata. Dagliela tu, così la cosa rimane tra noi. E beh? Sono novità? Tutto liscio. Niente, solo che uno dei nostri si è azzuffato e siccome aveva un coltello in tasca, sono intervenuti gli sbirri, l'hanno arrestato. Ve l'avevo detto, niente zuffe, niente coltelli. Sì, ma c'è sempre qualcuno che vuol far di testa sua, poi tra l'altro questo è stato provocato. Provocato o no? Insomma, speriamo che Sua Eccellenza stamattina stessa voglia mettere una buona parola con il questore. E nel tuo quartiere? Ordine perfetto. E questo qui? Ha fatto qualcosa? No, no, sta pensando. Pensa? Pensa. Davvero? Qualche volta mi capita. A te mai? No. Ma andate a prendervi qualcosa, su, eh? E tu scendi, che questa è la poltrona di Sua Eccellenza. Zio Gioacchino. Che vuoi? A Sua Eccellenza chi gliel'ha fatto fare di mettersi con la rivoluzione? Quanto sei cretino. E nemmeno una domanda posso fare. Che domanda? Tu tirati al fatto tuo e non guardare né a destra né a sinistra. Il fatto è che voglio capire. Non c'è bisogno di capire.
Lui le cose le capisce. Perciò si è fatta la terra e ha un figlio inseminato. Ma le c'è se voglio capire pure io. Zio Gioacchino, io vado ad attaccare i manifesti. Che aspetti? Zio Gioacchino, posso domandare una cosa piccola? E domanda. E non vi arrabbierete? Ah, non mi arrabbierò. Oggi è festa per tutti. Mi fate entrare? E dove? E voi mi capite, nella società. Quale società? Ecco che già la prendete a scherzo. Non vi sembro un uomo d'onore io? Non sono sempre pronto al vostro servizio. Non ho avuto da fare cose delicate ed io le ho fatte. E come no? Ma vedi, il fatto è che la società non esiste. Questo non me lo dovete dire, zio Gioacchino. La società esiste, lo so che esiste. Non esiste, pezzo d'asino. Ecco che vi arrabbiate. No, non mi arrabbio, ma tu cerca di capire. Un tempo, prima della rivoluzione, devo ammetterlo, la società non c'era. Ma perché stavamo fuori? Adesso stiamo dentro, che bisogno c'è di fare società tra noi? Siamo tutti una società. Io, tu, Sua Eccellenza, il presidente della banca, il questore, eppure tutti gli sbirri. La società è più grande, è diversa, ma c'è! Non c'è. Eh sì, vi capisco. Io non sono mai stato alla vicaria. Non ho mai accoltellato nessuno. Ma non è il coraggio che mi manca. Aspettate che si presenti l'occasione e vi faccio vedere io di che cosa sono capace. Perché la società c'è! È inutile che me lo neghiate, c'è! Ma che hai? Ma chi è? La solita storia, vuole entrare nella società. Perché non gli facciamo fare una prova? Una prova? A quello? Ma quello è un coniglio. Te lo porti appresso per un colpo. O muore di spavento, o finiamo tutti quanti alla vicaria. A proposito di colpi, ne ho già parlato a loro, ma la decisione dovete prenderla voi. Mi hanno informato che stanotte nella villa del barone Zarbo non ci sarà nessuno. È un colpo liscio liscio, senza pericolo. No. Perché no? Il barone è un nostro amico? No. Con tutto il rispetto, zio Gioacchino, questo no ce lo devi spiegare. Questa è la prima e l'ultima volta che vi spiego qualche cosa. D'ora in poi, chi vuole stare al gioco, dovrà accontentarsi di fare quello che gli comandano di fare e basta. E a comandare sei sempre tu, non c'è bisogno di dirlo. Bravo, sei sempre stato di mente sveglia. Poco fa, quella bestia là mi domandava della rivoluzione. Mettetevelo bene in testa, la rivoluzione c'è stata. E noi siamo qui, lontani dalla vicaria e dalla fame, stimati da quelli che stanno in alto, rispettati da tutti gli altri perché c'è stata. E vi voglio fare una domanda. Prima, un uomo come Sua Eccellenza, quando è che poteva avere bisogno di uno di noi? Quando voleva togliersi di mezzo un marito geloso. Quando voleva dare una lezione a un malcreato. O per farsi guardare le spalle. Per farsi guardare la roba. Benissimo. Certo è che non veniva da noi per farsi raccomandare a Re Francesco o a Re Ferdinando per diventare ministro. Sì, proprio da noi doveva venire. E invece adesso ci viene. E con questo? E con questo. Lo sapete perché a Palermo fa caldo e a Torino, dicono, fa freddo? Perché Palermo è più vicino al sole di Torino. Sua Eccellenza è come il sole e noi gli stiamo vicino. Va bene, però... Però basta! Basta avere giudizio e tenere sempre a mente questo. Che una parola, un colpo di penna di Sua Eccellenza valgono di più di tutto quello che potete grattare a casa del barone Zarbo. E senza pericolo, magari con la legge alla mano. Però questa del barone Zarbo è una grandissima occasione. Ma non è il momento. Avete bazzicato troppo attorno a Sua Eccellenza. E una disgrazia può sempre capitare. Una spiata. O magari una pattuglia che si trova a passare, vi prendono. E voi finite la vicaria, che non sarebbe cosa nuova. Ma Sua Eccellenza si compromette. Ma i giudici sono devoti a Sua Eccellenza. I giudici? Li conoscete i giudici, no? A volte domandano un prezzo che Sua Eccellenza non vuole pagare. Avete ragione. È così. Giusto. Eh sì, è proprio così. E chi ci pensava? Se uno di noi finisce la vicaria, Sua Eccellenza si compromette. Sono del partito di Sua Eccellenza anch'io. Attaccato 10.000 manifesti. Sua Eccellenza.
Allora, è andato tutto bene, mi dice Gioacchino. Tutto liscio, Sua Eccellenza, solo... Niente, piccolo incidente, niente di grave. Una zuffa, uno dei nostri aveva in tasca un coltello, insomma, l'hanno arrestato. Sangue? Niente, Eccellenza. Il coltello in tasca l'aveva e in tasca è rimasto. Il fatto è che quel poveraccio si è azzuffato perché uno aveva osato dire che Vostra Eccellenza... No, no, lasciatelo dire. È interessante sapere cosa pensano di noi gli avversari. Ecco, che Vostra Eccellenza, mi perdoni l'espressione, del popolo se ne fotte, lo disprezza, anzi che un antenato di Vostra Eccellenza... Gli antenati. Va bene, parlerò a quest'ora per questo poveretto che ha difeso il mio buon nome. Ma... Le tavolate, come sono andate le tavolate? Benissimo. Hanno mangiato e bevuto alla salute di Vostra Eccellenza, che era un piacere vederli. Ubriachi? Quasi tutti. Ma al seggio ci sono andati che pareva la processione del Corpus Domini. Bene, bene, molto bene, grazie. Siete stati bravi. Eccellenza? Dov'è, Sua Eccellenza? A palazzo mi hanno detto che è venuto qua. Ah, Eccellenza? 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 Sono venuto di corsa. Don Leonardo. A portare la prima copia del giornale. È ancora fresca d'inchiostro. C'è l'articolo che ho scritto questa notte per confutare una per una le accuse che quell'avvocato Duina ieri sera in una riunione con i suoi capi elettori ha lanciato contro Vostra Eccellenza. Le solite accuse, immagino, i miei antenati. E soprattutto quel mio antenato che represse una rivolta popolare 3 secoli addietro. Mm? Accuse ben più gravi, Eccellenza! Mi hanno fatto andare in bestia! Oh, scusate l'espressione. Io che so quello che Vostra Eccellenza ha fatto per questi ragazzi, per toglierli dalla cattiva strada, per avviarli sulla via dell'onestà, mi sento dire da questo avvocato Duina che Vostra Eccellenza si serve della delinquenza, della mafia, come dice lui. E sapete che cos'è arrivato a dire? Che uno di voi alludeva precisamente a te. Ha fatto la pelle a quel suo capo elettore che... Dillo un'altra volta, faccio la pelle. Ma che bestia! A Don Leonardo, davanti a Sua Eccellenza. Scusate, Vostra Eccellenza, ma uno a sentire un'accusa così grave perde la testa. Ha ragione. Solo che io non c'entro. Io riferisco quello che ha detto quell'avvocato Duina. Un uomo brutto. Di carattere. Senza rispetto per nessuno, non lo ha detto, ma lo ha lasciato capire che l'omicidio è avvenuto per mandato di Vostra Eccellenza. Ah. Bravo. Scusate, Vostra Eccellenza, ma io sabato scorso... Sabato scorso, all'ora in cui hanno ammazzato quel tirapiedi dell'avvocato Duina, tu stava con me e con Don Leonardo a casa di Sua Eccellenza. Sabato scorso. Vostra Eccellenza ricorda. Io, Turi, Don Leonardo. Siamo stati a casa di Vostra Eccellenza dall'Ave Maria a mezzanotte. Ricorda? Ricordo. Ricordo benissimo, anzi. C'ero anch'io. Volete scherzare, Don Leonardo? Ma che scherzare che non mi ricordo? Vediamo un po'. Sabato... sabato sera... Dov'ero sabato sera? Volete mettere in dubbio la parola di Sua Eccellenza? Per carità, se lo dice Sua Eccellenza... Non lo dice Sua Eccellenza. No? Dovete dirlo voi. Lo dico. Lo dite. Tanto per dire. O perché ve ne siete ricordato. Mi sono ricordato. La verità. Mio caro Don Leonardo, la verità, vi confesso che anch'io, se Gioacchino non si fosse prontamente ricordato, avrei stentato a rammentare la serata di sabato. Che volete, loro hanno una mente, come dire, vergine. E invece l'abbiamo affaticata da mille pensieri, conoscenze. Ma vedrete che, pensandoci bene, la serata di sabato vi affiorerà netta
nella memoria. Con tutti quei particolari che sono la felicità dei nostri giudici. Per quanto riguarda il nostro avversario, è chiaro che le sue insinuazioni non possono essere raccolte che da gente stupida e ignobile. È appunto quello che dico nell'articolo. E col vostro fiuto, col vostro acume, che previsioni fate? Per voi? Un trionfo. Gioacchino, venite con me. E anche voi, don Leonardo. Forza! Come componente del comitato che ha proposto e sostenuto la candidatura di Sua Eccellenza, sono fiero di interpretare i sentimenti di voi tutti, amici cittadini, dando al nostro deputato, cioè a colui che tra poche ore sarà proclamato nostro deputato, un saluto e un augurio. Saluto della parte migliore del popolo palermitano e l'augurio che la sua cultura, la sua intelligenza, la sua operosità e le sue virtù personali congiungano a quelle mostrate nei secoli dalla grande, nobile, austera famiglia cui appartiene, possano essere chiamate alle responsabilità più alte. E questo un augurio e ridonda su noi, sulla Sicilia tutta, sulla patria italiana ora riunita e avviata ai grandi destini che furono un tempo di Roma. Cedo la parola a Sua Eccellenza. Sentire Gioacchino Punciato. Perché no? Gioacchino è un uomo semplice, di poche parole, ma senz'altro avrà da dirvi qualcosa di giusto, di saggio, di onesto. Sì, di onesto soprattutto. Io. Sua Eccellenza mi onora della sua confidenza. Voi mi onorate della vostra amicizia. E io sono qui, amico con gli amici, devoto a quelli che lo meritano, uomo di pace con gli uomini di pace. Ma se c'è qualcuno che non vuole stare in pace, qui c'è Gioacchino Funciazza, sempre pronto a servirlo. Lo sappiamo! Cittadini, amici, la vostra presenza qui, il vostro entusiasmo, anticipano quel responso che tra poco erromperà dalle urne dissuggellate. Responso che io, lo dico senza falsa modestia,
Considererò come il vostro giudizio sulla mia persona, sulla mia vita. Il vostro giudizio. E sarà tale da confondere e sgomentare i nostri avversari. E principalmente quello tra i nostri avversari. E non si è fatto scrupolo di usare contro di me e dunque anche contro di voi, che mi avete ritenuto degno della vostra fiducia, del vostro suffragio, le armi della diffamazione, della calunnia, dello scandalo. Il cui nome non voglio nemmeno pronunciare. Contamina perfino il nostro bel dialetto. Quel dialetto in cui esprimiamo i nostri sentimenti più profondi. Quel dialetto che Antonio Veneziano e Giovanni Meli hanno elevato alla gloria e all'immortalità della poesia. Lo contamina, dico, forzando le parole, distorcendole dal loro significato più vero, più genuino. Mi ha chiamato costui mafioso. E va dicendo che io ho portato la battaglia elettorale sul terreno della mafia. Ma qual è, amici miei, l'autentico significato della parola mafia? Mafia è per me, per voi, eleganza, fierezza, cavalleria, senso dell'onore, superiorità, perfezione. E se mafia è questa, così come la intendiamo noi, così come la intende il buon popolo siciliano. E se è quell'altra? Se mafia è questa, è un'associazione per delinquere, come nella sua mente subdola e oscura la vorrebbe intendere il nostro avversario. Ebbene, amici miei, io vi dico, nessuno mafia. Di questa nostra Italia libera, grande, unita, a questa nostra gloriosa isola, il soffio vivificante